Altamura bread. Back in 2013, I went to Altamura to make the very first Quest for Sourdough movie. I wonder how are things going there now, so I believe it's time to go back. What I remember is that the flour from Altamura gives some specific characteristics to the bread. Let's listen to Isabella, what she has to tell us. Il prodotto che è ottenuto con la semola rimacinata ha una crosta ambrata e una mollica soffice. È una delle caratteristiche più importanti che assorbe un quantitativo di acqua maggiore rispetto alla media degli altri cereali e questo permette di avere una durabilità del prodotto e una sofficità. In the past, big loaves of almost 13 pounds or 6 kilos were produced to feed farmers and shepherds in the fields. Therefore, the breads needed a shelf life of 2 weeks. Today, the average bread weighs 1 kilo or 2 pounds. The flour and water from the Apulian aqueduct in combination with the oak used to heat the wood-fired ovens give the bread its typical fragrance. The most important ingredient for us remains the sourdough. Nunzio will explain to us why. Allora, il lievito madre di Altamura e il pane di Altamura è differente dagli altri pani perché è un pane prodotto solamente con grano duro. È più alto di qualità rispetto agli altri grani. La farina che usiamo è derivata dai nostri grani che seminano nel circondariato circoscritto per la DOP, che sono le quattro varietà di grano, il duilio, simeto, arcangelo e apulo. Da queste quattro varietà si ottiene la miscela per fare sia il pane e così creiamo anche il lievito. I lieviti purtroppo stanno nell'aria, stanno. Ho detto, per creare il lievito, acqua e farina, e il tempo ci vuole. Quando arriva a fermentazione è già è pronto per la panificazione, diciamo. Una volta che si esaurisce, se ne rimane un po' e si crea quello nuovo. Si crea nel senso che si aggiunge solo acqua e farina. Si porta a una temperatura di 24 gradi. Quando è maturato, gli si abbassa la temperatura a 6 gradi e lo teniamo per il consumo giornaliero, diciamo. What's amazing about Altamura's bread is that the tradition is still alive. It has been the same for centuries. Written records show it started with Horace in 37 BC, making the best bread in the Roman Empire. Since then, the history has been continued. During the medieval times, local authorities wanted to control the consumption of such an important raw material as durum wheat. The breads prepared by the housewives had to be baked in the communal oven. Passavano i fornai a chiedere se quel giorno lì impastavano il pane o meno, quindi in dialetto altamurano si diceva Maria Trumbè, e quella diceva sì. Quanto pane? Due panotte o panottod, quindi erano due pani grandi e un pane piccolo. E quindi poi alla seconda ora si passava il fornaio a ritirare questa massa del pane che poi si portava nei forni comuni. This process was therefore a choral act on a social and cultural level, in which the private life would intersect with the public one. To recognize to whom the breads belonged after baking, each family had its own stamp with their initials. If a family didn't have it, the baker would draw a cross over the bread to identify it. The tradition of Altamura bread is still very alive today, in several different ways. Come si faceva una volta il lievito madre, così si fa adesso, soltanto che chi si è munito di un fermentatore per salvaguardare sia il lavoro e anche la qualità del prodotto, come ce l'ho io per esempio, cioè il fermentatore, e ce l'abbiamo lì dentro. Another thing that makes the bread from Altamura rather unique, and that's being the first bread in Europe receiving the DOP nomination, the Protected Designation of Origin status. An official and legal guideline was created to define the whole production process, including the type of durum wheat that had to be used, the water,
the temperature, and all the specifications of the baking and resting of the dough. And of course, the sourdough. Per produrre il pane DOP di Altamura esiste un disciplinare. Questo disciplinare ha la funzione di andare a definire il grano coltivato. Il pane DOP di Altamura è prodotto solo ed esclusivamente con grano coltivato nei paesi limitrofi e circoscritti all'Altamura. All Altamura bread produced under this protocol is given the DOP logo. A consortium was also created to preserve the tradition. Faccio questo lavoro perché il mio papà, reduce dalla Seconda Guerra Mondiale, mi prende per mano all'età di 8 anni e mi porta, dice: tu devi fare il pane. Devi fare il pane perché il pane è tutto. Con un pezzettino di formaggio ti mangi un chilo di pane, quindi il pane è tutto. E mi ha accompagnato mano nella mano a fare questo lavoro, a scegliere il lavoro da fare da grande. Sono cresciuto, oggi ho un'azienda. Oggi sono diventato il presidente del consorzio del pane di Altamura DOP. Well, how nice was this? Seeing Nunzio back after almost 10 years, that he's still baking this Altamura bread with a lot of passion and a lot of love, actually. We've seen that the flour is amazing that you find there in Altamura, and that sourdough is a very unique sourdough that we have here in our collection. Not to speak about the taste and the flavor of this bread. So who knows what would happen if we go back 10 years from now. I hope you enjoyed and that you follow me on one of my next Quest for Sourdoughs.